Apple vuole fare movimento. La casa di Cupertino ha confermato le indiscrezioni sull'acquisto di PrimeSense, azienda israeliana specializzata nei sensori di moto. 266 milioni di euro, questo è il prezzo indicato dai media di Tel Aviv, i quali non hanno mancato di sottolineare il ruolo avuto da PrimeSense nella creazione della periferica Kinect di Microsoft. Certo, dai tempi della prima versione Redmond è passata a produrre tale tecnologia in casa propria, ma PrimeSense non è rimasta ferma, sviluppando modelli così piccoli da poter essere inseriti in uno smartphone. Così la domanda diventa: quale futuro prodotto Apple capterà i nostri movimenti?